Con noi in frequenza Roberto Cavallo, amministratore delegato della cooperativa Erika di Alba in veste di Eco Runner. Benvenuto. So che hai inventato Pulisci e Corri, una corsa per sensibilizzare la gente per quanto riguarda le conseguenze dell'abbandono dei rifiuti. Cosa ci puoi raccontare? Ebbene sì, ormai sono 6 anni fa, la prima volta ho corso, pensa, da Aosta a Ventimiglia, 400 km in 8 giorni. Ormai siamo alla sesta edizione, ho corso un po' in tutta Italia, non solo quest'anno ho corso, al mese di settembre del 2020, da Cortina d'Ampezzo a Trieste, al motto del fatto che un posto pulito è in pace, in serenità, un posto sporco è in tensione, in guerra. Un messaggio che mi aveva lasciato Don Pino De Masi quando nel 2017 ero andato a correre nei terreni confiscati alle mafie, e lui mi aveva proprio detto quello. Allora quest'anno abbiamo corso sui luoghi della Prima Guerra Mondiale e come sempre io correndo raccolgo i rifiuti che trovo per terra e incontro un sacco di persone, soprattutto ragazzi delle scuole, e con loro ragioniamo e discutiamo e ci confrontiamo su quanto fa male buttare i rifiuti per terra, perché poi vanno nei mari, negli oceani, avete presente le isole di plastica, e vengono mangiati dei pesci e noi ci mangiamo la plastica. Pensate che si stima che ogni settimana ci mangiamo 5 grammi di plastica. Allora abbiamo lanciato questo crowdfunding su retedeldono.it. Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che raddoppierà la cifra raccolta da un'associazione che si chiama AICA, e con questa cifra stiamo cercando di realizzare un docufilm, un documentario film che racconta proprio questa mia corsa, e non tanto e solo per testimoniare quel che io ho fatto e le persone che ho incontrato, ma anche e soprattutto perché questo film lo possiamo portare nelle scuole, in modo che i ragazzi vedano intanto che si può andare a correre in giro per le montagne o le colline e respirare un'aria buona, ma anche e soprattutto perché quel gesto così innocente, se vogliamo, di piegare le gambe a raccogliere un rifiuto per terra, in realtà è un gesto rivoluzionario. Intanto perché così gli altri ti possono imitare, non buttare i rifiuti per terra e far sì che ogni pezzo di plastica o di alluminio o di ferro che noi togliamo dall'ambiente evita di andare al mare, di concentrarsi e creare questo circolo vizioso di danno all'ambiente e alla natura e trasformarlo invece in circolo virtuoso, quindi portarlo a casa e metterlo nella raccolta differenziata. Grazie per essere stato con noi. È Grazie a voi e arrivederci presto, speriamo, sugli schermi. stato con noi Roberto Cavallo, amministratore delegato della cooperativa Erika di Alba in veste di Eco Runner.